Benvenute e benvenuti a questa videocapsule dedicata ai macchinari per utensili e alle opportunità del mercato del Quebec. Sono Isabella Petti della Camera di Commercio Italiana in Canada e più tardi vi presenterò il nostro ospite, l'ingegner Carmine Zanni di STIC. Prima di dare la parola all'ingegner Zanni, qualche informazione di base del Canada. Il Canada è uno stato federale composto da 10 province autonome. Ma perché è interessante per le aziende lombarde con produzione nel settore della meccanica? Perché ha un mercato competitivo, vanta un'economia robusta e in salute, un sistema politico stabile e buone condizioni del mercato del lavoro. È un paese capace di sollevarsi dalle crisi, ad esempio la crisi finanziaria del 2008 e la crisi pandemica. È un paese caratterizzato da un'economia aperta, ha infatti siglato il maggior numero di accordi commerciali con le altre aree mercato del mondo. Uno di questi è il CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, un accordo commerciale di libero scambio tra Canada e Unione Europea che facilita i flussi industriali e commerciali dall'Europa e quindi anche dall'Italia e dalla Lombardia. In Canada le piccole e medie imprese prevalgono, dunque la struttura produttiva canadese è vicina al modello produttivo italiano. È un paese che ha più mercati. Le province di cui si compone hanno infatti caratteristiche diverse, regole del gioco diverse e specializzazioni diverse. Il Quebec è la provincia francofona, si parla sia inglese che francese ed è la provincia più europea, diciamo così, del Canada. Ed è quella che si utilizza principalmente per accedere al mercato nordamericano. Il Canada è un mercato che apprezza il Made in Italy, sia le produzioni tradizionali, sia le produzioni a medio-alta intensità tecnologica. L'immagine del Made in Italy in Canada è forte anche e soprattutto nel settore della meccanica, in particolare macchinari per utensili per la lavorazione dei metalli, ad esempio frese e torni. Se diamo uno sguardo alla bilancia commerciale, vediamo che è favorevole all'Italia, con un saldo positivo molto rilevante. Qui invece vediamo un esempio, dei macchinari per la lavorazione dei metalli. E ora invece vorrei presentarvi l'ingegner Carmine Zanni, coordinatore dei servizi professionali presso STIC. STIC è la più grande rete di aziende manifatturiere in Quebec. E Carmine in realtà è sia ingegnere che manager, dunque ha una conoscenza molto approfondita del settore e delle esigenze delle imprese quebecchesi. Ingegner Zanni, perché il Quebec è un mercato di interesse per i produttori lombardi? Grazie Isabella. Allora, il mercato del Quebec è di interesse per il settore della meccanica, dei macchinari utensili della Lombardia, perché è un mercato, la grandezza del mercato manifatturiero è interessante nel Quebec. Sì, come altrove nel mondo, la produzione in massa di beni di poco valore è stata trasferita in paesi con costi produttivi più bassi, però nel Quebec è rimasta la produzione di beni complessi di grande precisione oppure di più grande valore. I settori principali dell'industria del Quebec sono l'aeronautica, la produzione di veicoli di trasporto, qui si parla di treni, autobus, camion e via di seguito, c'è il settore dell'idroelettricità. Il settore dell'agroalimentare, della trasformazione alimentare, dunque sono settori con una presenza di catene di fornitura molto stabilite con migliaia e migliaia di aziende, principalmente come hai già menzionato, di piccole e medie imprese. Allora, se si parla solo della lavorazione del metallo, quindi aziende che usano frese, torni, rettificatori, CNC, contiamo più di 1.000 imprese qui sul territorio del Quebec. Poi c'è anche il settore della lavorazione di lamiere di metallo, dunque si parla di taglio laser, di lamiere piegate, stampate, formate. Contiamo qui, solo qui nella provincia del Quebec, più di 600 imprese che usano queste macchine utensili. Poi c'è tutto il metallo formato, tubi,
piastre, lamiere che vengono rullate, formate, saldate. Abbiamo centinaia e centinaia di imprese presenti qui nella provincia del Quebec. Poi bisogna capire che la provincia vicina della provincia del Quebec è la provincia dell'Ontario, altra provincia molto importante per il settore manifatturiero del Canada. Allora il mercato è molto ravvicinato. Allora, come ho menzionato, non ci sono grandi volumi produttivi, però prodotti molto complessi e precisi che hanno grande valore. Il mercato manufatturiero ha conosciuto una crescita qui nel Quebec. Negli ultimi 2 anni c'è stata una grande crescita e il mercato è in mancanza di capacità. C'è una mancanza di manodopera, c'è questa crescita, allora le imprese cercano soluzioni per aumentare la produttività e soprattutto ridurre la dipendenza alla manodopera. Allora, questa crescita, e questa mancanza di capacità è un'opportunità per chi offre soluzioni per giustamente produrre di più e produrre in modo autonomo. Poi bisogna ricordare che il Quebec è ben posizionato geograficamente per il mercato nordamericano, come ho menzionato, provincia dell'Ontario, che è la provincia vicina. Il mercato del nord-est americano con New York, Boston e Philadelphia molto vicino, e il Quebec, che fa parte del Canada, che il Canada ha firmato varie intese commerciali con gli Stati Uniti, il Messico, l'Europa e anche altre nazioni. Allora, per queste ragioni, il Quebec può essere una buona opportunità per le imprese lombarde per accedere al mercato non solo nordamericano, ma anche internazionale. Grazie ingegnere per la sua risposta. Andiamo alla seconda domanda. Come si sta evolvendo il mercato e quali sono le opportunità emergenti? Allora, quello che si vede sul terreno, come ho menzionato, per ridurre questa dipendenza alla manodopera che si fa molto, molto rare. Ci vediamo sempre di più le imprese qui nel Quebec che cercano di rendere, non solo di aumentare la produttività, ma soprattutto rendere le linee produttive autonome. Quello che si vede nel mondo delle macchine utensili è proprio soluzioni che permettono di eliminare il montaggio e lo smontaggio dei componenti nei macchinari produttivi. Allora, vediamo sempre di più sistemi che permettono di montare più di un pezzo nei macchinari, oppure sistemi con numerosi stazioni di montaggio per permettere di montare il più possibile il giorno quando abbiamo operatori, quando abbiamo personale di ingegneria e via di seguito, per poi far funzionare in modo autonomo i macchinari la sera o la notte, quando ci sono meno operai oppure quando non c'è più nessuno, questi sistemi autonomi. Vediamo anche per ridurre ancora di più il montaggio e lo smontaggio, vediamo l'uso di macchinari più precisi che permettono di fare ispezioni dimensionali invece di smontare e fare l'ispezione da un altro macchinario. Vediamo macchinari che possono fare l'ispezione proprio con il pezzo montato nella macchina. Oppure vediamo sempre di più, anche per chi ha macchinari un po' più vecchio, l'uso di robot o di cobot pure per operare il macchinario, per montare e smontare pezzi nei macchinari. Vediamo sempre di più sistemi che permettono di comunicare con i sistemi di gestione di produzione oppure macchinari collegati tra loro per fare una vera linea di produzione automatizzata. Allora, per chi nel settore della meccanica, dei macchinari utensili lombardi possiede già queste funzionalità integrate nelle soluzioni che sono offerte, può essere un vantaggio perché, come ho menzionato prima, questa mancanza di manodopera rende difficile per gli imprenditori del Quebec, che sono piccole e medie imprese, di fare questo tipo di progetto. Allora, se qualcuno offre già questa soluzione integrata oppure rende questo tipo di progetto più facile, è un grande vantaggio perché c'è veramente questa ricerca di aumentare la capacità produttiva qui nel Quebec, perché in questi ultimi anni
c'era la crescita, però le piccole e medie imprese non riescono a produrre quello che c'è da produrre e viene a frenare la loro crescita. Allora, per chi offre ancora una volta questo tipo di soluzione, è un grande vantaggio per accedere al mercato del Quebec. Grazie. E infine qualche raccomandazione per le aziende lombarde? Io direi la prima raccomandazione è di ben definire la proposta di valore. Allora, bisogna capire che sì, qui nel Quebec c'è il mercato, però ci sono già giocatori presenti, grandi produttori di macchinari utensili degli Stati Uniti, del Giappone, della Germania. Allora, ben definire quali sono i vantaggi dei prodotti lombardi e per ben presentare queste soluzioni al mercato. Poi avere una presenza qui sul territorio, magari trovare un partner, un distributore che possa offrire qualche rappresentante che sia presente sul mercato, che va all'incontro degli imprenditori del Quebec per ben conoscere il loro bisogno, le loro problematiche, le soluzioni che cercano. Dunque offrire questa presenza, magari pure offrire una presenza per il supporto, per il servizio, l'installazione pure. Molto importante pure ottenere le certificazioni necessarie. Qui nel Canada ci sono due norme per macchinari utensili che sono la CSA oppure la norma UL che per il mercato americano. E di venire a visitare il mercato, dunque venire alle fiere. Per macchine utensili ce ne sono varie nel Quebec e nell'Ontario. Dunque venire è un'opportunità per dunque vedere la clientela, perché le piccole e medie imprese vanno a queste fiere, conoscere pure chi sono i competitori, conoscere pure un po' il mercato, venire a visitare tutte queste piccole e medie imprese. Sì, il territorio è grande, però bisogna capire che è molto concentrato nelle grandi zone, le grandi città come Toronto, Montreal e Toronto nell'Ontario. Dunque, venite, e visitate questo mercato che offre varie opportunità. Grazie Internet Zanni per il suo prezioso contributo, grazie a voi per averci seguito, per la vostra attenzione e non esitate a contattarci per maggiori informazioni. Grazie Isabella.